Buonasera, eccoci live con una bella parete novità super rinnovata. Sono arrivate un bel po' di cosine, soprattutto la All in Create. Adesso vi faccio vedere tutte le cose nuove che sono arrivate. Vi ricordo, per chi desidera, questo sabato alle 3:30 c'è il pomeriggio creativo, quindi un pomeriggio in cui alcune di voi insegneranno dei loro progetti alle altre partecipanti del tavolo. È un bel pomeriggio in cui creiamo insieme, stiamo insieme. Mi raccomando, chi desidera partecipare ci scriva. Abbiamo già un bellissimo progetto che ha pensato per noi una nostra clientela Nancy, molto carina, una bella scatoletta. E niente, quindi iscriveteci per quello che appunto abbiamo ancora un bel po' di posti in realtà. E poi voglio farvi vedere anche il progetto che faremo questo venerdì mattina. Ci sono liberati due posti, per cui magari ve lo faccio vedere. Non l'avevamo tanto sponsorizzato perché appunto era pieno, ma si sono liberati due posti. Faremo un progetto di macramè. Facciamo questo plant hanger qua, eccolo qui. Utilizziamo un nodo piatto, ma la particolarità è proprio l'aggiunta di più corde. Quindi appunto si crea questa bellissima geometria e niente, questo venerdì alle 10. Il costo è di, mi sembra, 28 euro e niente, appunto ci si sono liberati due posti alle 10 il mattino. Va bene, vi faccio vedere le novità che sono arrivate. Ci sono arrivati tantissimi timbri della All in Create, questo marchio che fa dei personaggi un po' particolari. Molto simpatici e alcuni timbri che sono in realtà anche molto molto belli. E poi sono arrivate le novità di Marianne Design e alcune carte. Allora, vi faccio vedere tutto, giro la telecamera. Allora, iniziamo proprio dalla All in Create, che tra l'altro è oggetto dell'articolo del nostro blog di questa settimana. Abbiamo qui, vedete, davvero ci ha fatto anche dei campioncini, che sarebbe questa qua che già avevamo, cioè tornata, perché al primo giro appunto abbiamo un po' sondato i vostri gusti, se vi piaceva, visto che appunto è piaciuta parecchio, abbiamo ripreso un po' di soggetti che già avevamo, anche questa sirenetta già l'avevamo. Questo, guardate che carino, è tema tutto astri, quindi pianeti. Poi qui abbiamo un super timbro, vediamo se riesco con una mano a togliere, eccolo qua. Questo qua invece fa una super torta per il compleanno, molto carina, qua la vero ce l'ha anche colorata, vediamo se riusciamo a metterla a posto. Poi qui abbiamo la Marie Curie, questo è Einstein, che era piaciuto un sacco anche al primo giro. Qui abbiamo aggiunto la melina che non avevamo. Guardate com'è tenera questo personaggino travestito da mela. Qui abbiamo dei libri. Guardate che meraviglia questa pila di libri. È molto carino anche il campioncino che ha fatto Lavero. Sono dei timbri ricchissimi anche di dettagli. Eccolo qua. Vediamo se riesco a rimetterlo a posto. Guardate che carino qua. Basta veramente una timbrata. Basta uno sfondo. Qua ho usato uno stencil, la Veronica. Un nostro stencil con delle scritte della Florilège. E guardate che carino. Questo invece è il set di Leonardo da Vinci. E questa qui è la card che in realtà ha fatto l'avere in un video. Quindi potete vedere il video su YouTube. Qua, aiuto. Cosa succede? Ah, niente. Qui abbiamo dei cagnolini e il gattino. Quindi abbiamo anche degli animaletti. Poi guardate che bellini questi due. Questo qua è dedicato a New York. Quindi c'è la signorina in viaggio. I love New York, il taxi. I simboli di New York, qua invece Londra con l'autobus, la guardia. Poi è tornato questo timbro meraviglioso
che appunto qua abbiamo il campione fatto dalla Vero, molto molto bello, bello grande, bello importante. Qua c'è il barattolo vuoto, diciamo, e poi si possono inserire questi elementi, cuoricini, fiore, le stelle, mentre queste scritte vanno messe sulla targhettina e si creano queste composizioni molto 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 belle. Questo è il primo giro, diciamo, è andato a ruba, è piaciuto veramente tanto. Quindi questi qua sono i nuovi timbri della All in Create. Poi abbiamo ancora alcune fustelle della All in Create che erano arrivate in realtà la volta scorsa, delle tag. Mi è volato, scusatemi, mi è volato una fustella della Renk. Ok, poi vi faccio vedere le fustelle nuove della Marianne Design. Molto, molto primaverili, primavera inoltrata, perché adesso appunto è maggio, quindi si presta molto per la stagione. Queste sono le fragoline. Guardate che carine con le foglioline, il fiorellino. Quindi qua abbiamo tutto il set per creare le foglioline. Sul retro intravedete anche le ciliegie qui, che sono di quest'altro set, questo set qui, che appunto hanno le ciliegie, il rametto, il fiore di ciliegio, le sue foglioline. Poi qui ovviamente abbiamo il barattolo di marmellata e poi invece qua abbiamo dei soggetti marini, quindi abbiamo qua l'ancora molto carina, vedete il salvagente, la corda e il timone, e di qua invece delle conchigliette, quindi ci avviciniamo al periodo estivo e alle fustelle che riguardano il periodo estivo. Poi, siccome ci stiamo dedicando molto a tutto quello che può essere tag maschili, abbiamo preso delle nuove fustelle che secondo noi potevano essere, come dire, un buon soggetto per una carpa maschile, soprattutto magari penso agli appassionati del barbecue, che io ne conosco parecchi. Questa appunto ha tutta una serie di elementini che ci fanno creare un barbecue, quindi il camice, i vari strumenti, utensili, c'è anche la coroncina, perché qui appunto c'è il King of the Grill con la coroncina, e appunto quindi insomma abbiamo il barbecue, le salsicce, carinissima questa. E poi qua invece per gli appassionati della musica, questo vabbè può essere ovviamente trasversale, però sicuramente si abbina bene anche per una card maschile, per chi è appassionato di musica. E poi qui abbiamo anche una palla del calcio che appunto, ahimè, sappiamo essere comunque anche una passione, non prettamente maschile, ma sicuramente ci sono tanti uomini che amano il calcio, magari soprattutto ragazzi, quindi questo è sicuramente un soggetto che può piacere, può tornare utile. Quindi qua abbiamo visto appunto Marianne Design, All in Create, qualche cosina maschile. Passiamo ora alla nuova collezione della P13, che è la Travel Journal. In realtà da un altro fornitore c'era arrivato il formato piccolino. Siamo riusciti ad avere anche il formato grande, questo 30x30. Guardate che meraviglia! Guardate che meraviglia! Non l'avevo ancora vista, ovviamente, come sempre, perché c'è proprio appena arrivata. Quindi qui abbiamo vari appunto soggettini, volendo anche da ritagliare. Comunque ci sono moltissimi diversi tipi di die-cut ed effemera e elementi decorativi che dopo guardiamo. Qui un po' di cartoline. Qui abbiamo questa specie di pavimento pistrellato. Qui abbiamo un palazzo, una cartina. Qui abbiamo questa carta, tra l'altro ce l'abbiamo anche sfusa, quindi molto molto bella, con questi bei fiori. E tra l'altro ci sono anche degli effemera proprio dedicati a questo soggetto. Qua questi altri fiori, un'altra mappa, e qua sì, riprendiamo i soggetti. Quindi sono due fogli per fantasia, fronte e retro, stampate fronte e retro. Vediamo un attimo se ci dà indicazione. 240 grammi. Qui già qualcosa è andato. Cosa mi hanno preso? Ah, niente, è finita New York. Vabbè. Poi vediamo gli elementi decorativi.
Allora, abbiamo questo qua che è fatto proprio a tag, sono dei piccoli tondini, questo viene 2,90 € e sono dei piccoli elementini tondi in formato tondo. Questo è in formato ticket, abbiamo delle appassionate dei ticket, quindi qualcuno si sentirà chiamato in causa, qui sono arrivati dei nuovi ticket. E poi abbiamo gli effemera, questi proprio a tema viaggio, quindi con la Vespa, le valigie, la macchina fotografica aerei. Questo invece con i fiori, questi fiori bellissimi, questi colori sull'arancione che mi piacciono tantissimo. E poi guardate che carini questi chipboard con queste macchinine fotografiche. Sono proprio in legno, eh? Sono degli elementini in cartonlegno, ovviamente si possono dividere facilmente e molto carini, molto molto molto. Poi della P13 vi faccio vedere anche. Mi sposto un secondino, vi faccio vedere anche altre due cosine che ci sono arrivate. Questo, che è un quadernino formato proprio Midori della nostra Traveler's Company, quindi il formato regular, e ha le pagine interne bianche. Non sono tantissime pagine, però sono belle spesse. Quindi per chi vuole iniziare, in realtà è un bellissimo, poi è bellissima la copertina, per cui è molto, una, molto, molto carina. Ripeto, non ha tantissime pagine, per cui per chi vuole fare magari un bullet non va benissimo, però per chi fa magari un viaggio, quindi lo vuole usare come supporto per un travel journal, è molto carino, anche perché appunto, ripeto, la copertina è super. E poi abbiamo un altro quadernino, questo invece è un formato proprio quaderno, sempre interno bianco, sempre pagine belle spesse, sempre non tantissime pagine. Quindi anche qua appunti. Molto bella la copertina, molto 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 bella la copertina. E poi passiamo invece a degli altri arrivi, che sono le carte di EcoPark dedicate scusatemi, della Marine Design ci è arrivato anche questo pacchettino con delle carte, degli sticker, quindi per completare vedete sempre quei soggetti, delle ciliegie e delle fragoline. Invece qua, della EcoPark, abbiamo questi soggetti nascita, diciamo baby. Loro, lo sapete, l'EcoPark fa sempre delle cose stupende, baby, e l'hanno un po' rinnovata, e soprattutto hanno fatto tre collezioni che si chiamano sempre My Baby, che no, non è vero. No, uno si chiama, questi due si chiamano Special Delivery e questo, ah no, sì, si chiamano tutti Special Delivery. Però la cosa bella è che l'hanno fatta in versione rosa, in versione azzurro e in versione neutro, finalmente, perché appunto spesso non si sa il sesso, oppure comunque ai genitori non piace che sia per forza rosa o azzurro, e quindi abbiamo anche una versione neutra sui colori, che a me piace tantissimo, sui colori verdino e colori terra, insomma. Sono molto carine. Ovviamente ci sono gli effemera abbinati, che ci aiutano nella realizzazione delle decorazioni, e vediamo un po' i soggetti. Sono appunto questi qua, sempre fronte e retro, vi ricordo. Guardate che meraviglia, che carine! Sono molto molto carine, insomma, quindi per chi ha come dire, degli album nascita da fare, queste sono assolutamente da tenere in considerazione perché sono veramente molto carine. Vediamo, poi EcoPark comunque fa sempre delle collezioni baby molto molto tenere, quindi questa poi tra l'altro boh, mi piace particolarmente. Bene, questo è l'ultimo progetto che ho fatto per la festa della mamma, che è una card pop-up. Vi dico la verità, non mi soddisfa al 100%, nel senso che l'avevo fatto, ma non aveva funzionato l'effetto pop-up, ho sbagliato qualcosa. L'ho rifatta un po' velocemente perché, vabbè, ho avuto, diciamo, degli stravolgimenti familiari, per cui non sono riuscita a dedicarmici abbastanza. Però, vabbè, è molto carino il bouquet, secondo me. Fatto con la fustella della coppia creativa, che in realtà dopo il video è piaciuto e insomma è piaciuto l'effetto e ho finito, però questa qua della coppia creativa, però mi piace moltissimo anche questi fiori di lavanda, che sono i fiori di lavanda di Moda Scrap, molto
molto molto molto delicati e molto carini. Non sono difficili da fare, qualcuno ha detto, oh, mamma, sono troppi pezzi. In realtà no, perché adesso ve lo spiego un attimino. Vi porto qua dove c'è la fustella, dove l'ho messa, ho cambiato posizione alle fustelle e non mi ci ritrovo. Ok, vedete, non sono tantissimi pezzi, questi qua sono i gambi. Questa parte sopra, invece, queste qua, sono gli elementi che vanno messi sopra, sotto, insomma, il gambo. E poi vanno giusto applicati 3-4 fiorellini di altri colori, di due colori, per creare un po' di movimento. E viene una cosa del genere. Vedete la base sotto e 4-5 fiorellini e basta. Insomma, molto carino anche questo effetto strappato tipo scotch. Mi piace tantissimo. E qua ho usato il timbro della Coppia Creativa, questo qua delle farfalline, che ha tantissime frasettine molto carine. E poi ha queste piccole, piccoli sentiment molto molto brevi, molto corti, che vanno un po' dappertutto. Vedete, ti voglio bene, amore, felicità, cogli l'attimo, dolce, dolce vita, insomma, mi piace molto, lo uso tanto. Anche qua l'avevo usato, questo ti voglio bene. Ok, rimettiamo a posto questa. C'è qualcos'altro che devo dire? Non mi ricordo, non penso. Per ora direi che è tutto. Ci vediamo al prossimo live, al prossimo progetto. Ciao ciao!